di origine industriale, meglio, era per la sostenibilità delle aziende di produzione, prettamente produzione, non con provenienza turistico-alberghiera. L'anno scorso, nell'ultimo trimestre 2013, Regione Lombardia, vedendo il funzionamento positivo che ha avuto sulle aziende, diciamo, chiamiamole di tipo tradizionale, nel senso che non sono nell'ambito turistico-alberghiero, hanno voluto estendere la possibilità di accedere a questo bando anche le aziende del turistico-alberghiero, con le medesime caratteristiche e in più una miglioria. Medesime caratteristiche quali sono? Il bando originale prevedeva che un'azienda potesse accedere ad un finanziamento fino a 3 anni di durata con rata semestrale che andasse a finanziare il 50% degli ordini che un'azienda aveva nel cassetto. Quindi la Rossi SPA che aveva un ordine o più ordini, l'importante è che ci fosse la sommatoria, per un totale ad esempio di 100.000 euro, poteva avere un finanziamento di 50.000 euro a 3 anni ad un tasso prestabilito perché c'è una griglia di tassi convenzionati che la Regione ha convenzionato e siglato con il ceto bancario. In più l'aspetto positivo è che c'era un contributo in conto interessi direttamente erogato da parte della Regione, quindi un ritorno dell'1% in conto interessi direttamente sul conto anticipato per tutti e 3 gli anni. Cosa è stato migliorato? Perché in realtà non è stato né abbassato, mi è successo qualcosa di brutto, scusate, Maurizio, vieni in soccorso perché ho perso, qua non vedo più le slide. Muovi. Non vedo. Qua cosa è successo? Che praticamente la regione ha migliorato questo bando e ha deciso di fare che cosa? Ha deciso innanzitutto di estendere i codici Ateco, quindi i codici Ateco inserendo quelli del turistico alberghiero, le lavanderie, tutta una serie di altre attività che prima non avevano accesso a questo strumento. E poi ha cercato di migliorare perché anziché attenersi al 50% degli ordini ha aumentato al 60%, il contributo in conto interessi l'ha aumentato dall'1 all'1,25, ha aumentato questa cosa. In più specificatamente per le aziende turistico alberghiere ha deciso di prendere atto della specificità del settore. È chiaro che io se chiedo ad un bed and breakfast piuttosto che un hotel, piuttosto che ad una struttura ricettiva di anticiparmi gli ordini, molto spesso questa struttura, gli ordini, difficilmente riuscirà a produrmeli perché molto spesso o lavoro con i tour operator o lavoro con i vari motori internet piuttosto che comunque lavora su quello che arriva attraverso il canale tradizionale, per cui difficilmente vengono formalizzati gli ordini con anticipo. Quindi ha deciso di creare una formula che andasse bene un po' per tutti, anche per i piccoli artigiani che normalmente non formalizzano l'ordine col proprio cliente storico, e quindi ha previsto che ci fosse una forma tecnica di massimo 45.000 euro che potesse essere concessa anche senza la formalizzazione degli ordini. Questo è il cuore del bando che adesso vedremo nel dettaglio con le slide. Quindi questo, la Regione ha preso atto del fatto, anche in previsione dell'Expo ovviamente, in concomitanza con tutto quello che è lo strumento Lombardia Concreta, la Regione ha voluto dare più opportunità a questo settore che dovrebbe essere il settore di punta in previsione del 2015 perché per adeguarsi, per essere ricettivo, per essere al passo con i tempi, per essere accattivante anche ai turisti o comunque agli utenti che arriveranno nel nostro paese, si è resa conto di dover declinare uno strumento che era andato bene per il settore, diciamo per il settore secondario, riuscirlo a declinare anche in ambito di strutture ricettive e del settore turistico alberghiero. Sempre che arrivo in tempo con una Ecco, allora, diciamo che a differenza di Lombardia Concreta, per esempio, dove troviamo che bisogna redigere un progetto, ma giustamente perché Lombardia Concreta ha tutta un'altra finalità, cioè la Lombardia Concreta prevede un progetto di ristrutturazione, è destinato a degli investimenti, è destinato a tutta una serie di decisioni a livello aziendale nell'ambito turistico diverso. Il bando di credito adesso è proprio una struttura di finanziamento agevolato, è molto snello, costa poco perché è snello, perché ha dei tempi stretti. Regione Lombardia, la Giunta, quando ha deliberato in questo senso,
è stata molto precisa nel definire anche dei tempi. Molto spesso nei bandi regionali, in generale, parlando in generale, soprattutto quando si parla di bandi dove c'è la parte del fondo perduto, il richiedente spesso si perdeva nei tempi biblici dell'istruttoria. Qui i tempi sono molto stretti, vi posso confermare che vengono rispettati, ormai è uno strumento collaudato, l'iter istruttorio dall'inizio, quindi dal protocollo della domanda all'erogazione della liquidità sul conto passano esattamente 60 giorni. Anzi, a me è capitato anche che mi anticipassero di 10, eccezionalmente, come mi è capitato che ne ritardassero di 10, ma poi vi spiegherò perché magari c'era un consorzio e figli di mezzo. Però i tempi sono questi, sono dettati da bando, ci sono delle sanzioni per le banche che ritardano, per cui gli operatori che sono all'interno di questo bando, che parte dal consulente che vi istruisce la pratica alla banca che eroga alla fine il finanziamento, sono tenuti al rispetto di tutte le varie fasi, pertanto si può sgarrare dei 5-10 giorni a livello di tempistica perché può esserci una delibera in più, ma non passano mesi, questo assolutamente no. Regione Lombardia ha pensato a questo tipo di strumento proprio perché comunque dal 2008 in poi, anno horribilis per gli eventi che conosciamo bene o male tutti, comunque il mercato del credito è completamente cambiato e c'è stata una stretta creditizia molto pesante per tutte le aziende in generale. A maggior ragione ne ha sentito il settore turistico alberghiero, perché comunque in un periodo di crisi è un settore che ha comunque accusato il colpo del calo di lavoro o comunque di quel lavoro che non è ben organizzato, perché l'utente finale, il cliente, diciamo il turista che decide di fare dei soggiorni, comunque accedere alle nostre strutture, lo fa sempre in maniera meno organizzata, con meno prenotazioni, sempre all'ultimo minuto, magari riduce i tempi di soggiorno, per cui comunque è cambiato anche l'approccio al turismo che abbiamo nel nostro paese. Ed è stato fatto per quale motivo? Perché comunque sta qua anche la diversità dei due strumenti tra Lombardia Concreta e il bando credito adesso. Lombardia Concreta finanzia gli investimenti perché c'è un progetto di ristrutturazione strutturato in un certo modo per anche certi tipi di importi, e è un progetto che prima va approvato prima di accedere all'agevolazione. In questo caso lo strumento agevolativo va a finanziare il bisogno di liquidità che io ho come struttura per comprare il televisore, se devo cambiare il televisore nelle stanze, per assumere personale in più se ho un periodo di punte, quindi devo assumere il personale un mese prima perché devo formarlo per andare a cambiare i tendaggi. Tutto quello che è non è investimento di medio periodo, ma è investimento nel consolidamento della struttura e nell'ammodernamento, ma quello che è l'ammodernamento che si svolge un po' tutti i giorni per essere al passo coi tempi. Banalmente anche l'investimento nella comunicazione che un hotel può fare se una struttura vuole lavorare su un periodo promozionale, promuovere degli eventi, fare delle iniziative particolari che normalmente non potrebbe sostenere perché sono costose, sempre organizzare, faccio esempi, ma sono esempi veramente molto banali, il fatto di organizzare dei percorsi piuttosto che un evento, che una serata, che un concerto. A livello promozionale per la struttura può essere un costo e non è concepito come un investimento nell'altro tipo di strumento agevolativo. Quindi va a finanziare, va a sostenere quello che è il fabbisogno del capitale circolante di un'azienda, che sia un'azienda alberghiera o di altro genere. È rivolto ovviamente alle micro e medie imprese, perché comunque è chiaro che quando parliamo, abbiamo parlato prima di uno strumento che prevede liquidità senza documenti, quindi senza, al di là della pura documentazione contabile e fiscale, ma non ho bisogno di documentare dove uso questi soldi, quindi senza documenti, è rivolta soprattutto alle micro e medie imprese, perché sono quelle che hanno sempre risorse limitate, perché c'è il titolare spesso con la propria famiglia che ci lavora dentro, quindi molto spesso abbiamo veramente liquidità che sono limitate, e il fatto di pensare che la rata possa essere semestrale è anche stata una caratteristica specifica per il tipo di attività, perché abbiamo un'attività ciclica. Se noi abbiamo un'attività, avere una rata mensile è vero che è più piccola, però avere una rata mensile a novembre dove magari un'azienda, o a febbraio dove l'azienda mi chiude
anziché avere una rata semestrale che magari è a luglio nel picco degli incassi, paradossalmente anche se la rata semestrale in termini di numero, in termini numerici è più pesante, ma è più sopportabile perché è in un periodo in cui il lavoro gira di più, mentre invece anche una rata più ridotta a febbraio potrebbe essere per me che gestisco una struttura ricettiva più pesante da sopportare. Quindi lo strumento è stato pensato proprio per concedere il massimo di organizzazione all'imprenditore, perché se riesce ad accantonare mensilmente la liquidità riuscirà a farlo programmando di pagare la rata semestrale. Se fa fatica perché ha una produzione piuttosto che un lavoro ciclico, proprio perché appartiene ad una struttura di un certo tipo, avrà l'opportunità di programmarsi nel periodo di massimo incasso, nel periodo di massima liquidità, di poter accantonare per la sua riserva, per la sua rata semestrale. Regione Lombardia ovviamente agisce attraverso Finlombarda, che è la finanziaria della regione, e la dotazione è quantificata a dicembre 2013 in 500 milioni di euro. 500 milioni di euro di cui 200 mila erogati direttamente da Finlombarda attraverso il cofinanziamento con BEI, Banca Europea degli Investimenti, e 300 mila che vengono dal ceto bancario, perché è in partnership col ceto bancario. Sì, qui da un po' la struttura finanziaria, vedete qua i 300 più i 200, Finlombarda insieme a BEI mette 200.000. Strutturalmente voi con la vostra banca di riferimento, poi c'è tutto l'elenco anche delle banche convenzionate, strutturalmente si andranno a stipulare due contratti di mutuo fisicamente proprio, quindi stipulerete fatto 50.000 ad esempio di mutuo totale, il 60% del mutuo verrà erogato dalla banca che è la vostra banca di riferimento, quindi 30.000 ve li darà la vostra banca e 20.000 verranno erogati direttamente da Finlombarda. Avete proprio due rate separate, farà tutta la vostra banca di riferimento, non è che dovete andare a Milano a firmare tutto, però sono due contratti separati e fisicamente la liquidità, il 40%, arriva da Finlombarda, quindi la vostra banca non rischia quel 40%, vi sostiene in tutto l'iter dell'operazione, ma la banca di riferimento, fatto 100 il totale dell'operazione, ne mette il 60%. Ovviamente i vantaggi sono il fatto che è uno strumento molto semplice, che è veloce, soprattutto nella fase in cui vediamo lo strumento caratteristico della procedura semplificata, che è quella dei 45.000 euro. Nulla vieta, a me è capitato per un hotel di fare la struttura ordinaria, la domanda ordinaria, perché mi ha presentato gli ordini, l'opzionamento che ha con il proprio tour operator di 150.000 euro, e quindi questo hotel ha potuto accedere ad un mutuo di 60.000 euro. Non è necessario che uno faccia la struttura semplificata, la domanda semplificata. La domanda semplificata è stata pensata per chi non ha gli ordini, ma se un'azienda, che sia un'azienda industriale, che sia un'azienda alberghiera, ha gli ordini, quindi l'accordo è quantificabile in base anche al fatturato del passato, è possibile tranquillamente chiedere un mutuo più alto. È chiaro che la differenza tra i 45 e un importo più alto bisognerà produrre gli ordini. Però ci tengo a precisare che qualora vi produciate gli ordini, quindi facciamo finta il caso del mio cliente che ha appena fatto questo tipo di istruttoria, ha portato a casa 60.000, succede che con questo tour operator, anziché fatturare 150.000, ne fattura 50, non è un problema. L'unico suo dovere che ha nei confronti di Finlombarda e della propria banca di riferimento è essere puntuale nel sostenere l'impegno finanziario. Dall'altra parte, succede tutti i giorni che magari un ordine, stiamo parlando di ordini, non stiamo parlando di fatture, succede tutti i giorni che un ordine oggi possa essere confermato per un importo e poi in realtà venga ridotto in un secondo momento, oppure venga alzato in un secondo momento. Non è necessario che questo ordine rimanga inalterato.
È chiaro che però la serietà che viene richiesta da chi ha avuto accesso a questo bando è che se un ordine viene annullato e senza questo ordine non avrà la forza di pagare il suo debito, la coerenza vuole, se non lo fa, a lungo andare i nodi vengono al pettine, ma l'unica cosa che viene chiesta, cioè che viene comunque fatta presente a chi accede a questo strumento, che se non usa questi soldi magari è meglio che li restituisca. A me non è mai capitato, però vi devo dire che in 2 anni che istruisco questo bando non è mai successo. Ma proprio perché è un bando senza rendicontazione, Regione Lombardia non entra nei meriti di come poi questo ordine prosegue. Può essere concluso regolarmente, può essere concluso parzialmente, ma l'unico impegno che ha chi ha avuto accesso a questo strumento è quello di sostenere la Di rata. pagarla Esatto. come tutti i Perché, mutui. sì, però per esempio in altri ambiti di strumenti agevolativi c'è la rendicontazione. Il Frame Fest, per farmi un esempio, che è un bando agevolato per la ricerca e sviluppo, quindi per andare proprio in un altro tipo di realtà. È un bando che delibera un finanziamento agevolato, deliberano il montante del progetto, facciamo finta 100.000, se poi in realtà ne vengono spesi 90, non è che ve ne danno 100, ve ne danno 90. Quindi per questo è utile precisare che questa è una semplificazione di domanda perché è proprio svolta velocemente, perché chi ha bisogno di liquidità ha bisogno nel breve termine, si deve prendere delle decisioni, perché altrimenti allora ci sono altri tipi di strumenti che esigono un'approvazione più lunga, perché si tratta di un altro Certo. tipo di progetto, ok? Se, però vediamo il caso che uno dice, va bene, a me 45.000 mi basta. Sì. Ecco, lì interviene solo la regione con i fondi BEI, oppure anche lì c'è sempre un 60 e 40 è sempre un 60-40, la differenza è solo che i 45.000 si chiedono senza ordini. Quindi lei viene da me e mi dice: voglio 45.000 euro, questo è il mio bilancio, questo è i miei documenti, il mio andamentale del 2014, facciamo l'istruttore. Io inserisco i dati, ci vuole sempre la banca come partner perché è in cofinanziamento con la banca, che la sua banca di riferimento. E l'istruttoria si chiama istruttoria semplificata perché non devono controllare gli ordini. Anche se la banca di riferimento, cioè non, la mia non figura in quelle elencate No, la sua dall'elenco. banca deve essere convenzionata assolutamente. Se non è Ok. convenzionata, lei ha due strade: o trovare una, ma perché magari lavora con due banche, trovare un'altra banca convenzionata. Comunque una banca si può sempre convenzionare, cioè è Certo. molto semplice perché sul sito, se io vado sul sito di Finlombarda e clicco modulo convenzionamento credito adesso, mi vengono fuori i due moduli che la banca deve compilare per convenzionarsi. Però se parliamo di una banca locale come può essere il credito cooperativo di turno, è un pochino più semplice, magari anche il direttore di filiale può parlare col commerciale. Se parliamo di una banca a livello nazionale che non è convenzionata, non pretendo che lei porti Meglio avanti, cambiare esatto, cioè nel senso, ma perché si perderebbe nei meandri della burocrazia bancaria e senza portare frutto a lei, ecco, insomma, ecco, proprio minori oneri burocratici, assenza di rendicontazione. Questa è la discriminante rispetto ad altri bandi ed è stato il punto di forza che ha fatto la differenza anche nel caso delle aziende industriali. Io ho avuto aziende industriali che hanno avuto accesso ad un finanziamento di 300.000 euro, di 500.000 euro, nel caso di imprese edili, dove l'unico documento che hanno prodotto appunto è l'ordine o la commessa che avevano, ma una volta che sono serviti durante l'istruttoria, ma dal momento che è stato erogato, quindi che ha ricevuto i 300.000, il cliente o il consulente nel mio caso, quindi che sia io il consulente dell'azienda o l'azienda stessa, non hanno più dovuto fare nulla, non sono tenuti a rendicontare nulla e questo accorcia i tempi e abbassa i costi. Ok? Questa è la capillarità delle operazioni che sono state fatte a fine nel 2013 all'interno della regione Lombardia, però ovviamente in questa esplosione ci sono solo i dati relativi a quelle che sono le aziende industriali o comunque aziende di servizi, non aziende del settore turistico alberghiero. Queste sono le novità che sono state lanciate a settembre 2013, ma di fatto sono state approvate a dicembre 2013, il 19 dicembre 2013. Appunto, ampliamento dei beneficiari, cioè incremento dei codici Ateco
dei soggetti che hanno diritto ad accedere a questo strumento, l'efficacia della misura, perché il contributo in conto interessi, ve lo ripeto, dall'1 è passato all'1,25 e devo dire che novità di questi giorni, probabilmente non è una cosa che... Siete tutti del turistico alberghiero come settore? Noi, io. Tu di... ti do del tu, scusami? Sì, commercio, giocattoli, metalli grossi. Ecco, commercio, lei scusi? Comunicazione. Comunicazione. In questi giorni sta ventilando, non so se è già stata approvata perché me ne parlava ieri sera a Paolo Maurizio. Sembrerebbe che per le aziende che commerciano con la Russia, esatto, con le aziende della Russia, stiano pensando di incrementare il conto interessi fino al 3%, quindi avranno molto. Perché dopo il parco sono un po' più ferme. Esatto, quindi appunto è una misura straordinaria che hanno pensato per sostenere queste aziende che hanno avuto questa difficoltà. Ecco, qui hanno tutte le variazioni, quindi ampliamento del settore turismo, lavanderia industriale, attività e servizi per gli edifici e paesaggio, il finanziamento nel caso degli ordini siamo passati dal 50 al 60%. Ecco, questa è una cosa che non ho detto, fino al dicembre dell'anno scorso non era possibile fare più bandi credito adesso finché il primo non fosse stato estinto, quindi io oggi faccio un bando, accedo a un mutuo, finché non avessi estinto questo mutuo non potevo farne un altro. Con il dicembre 2013 è stato cambiato questo limite, è stata ampliata la possibilità che, stante il merito e la capacità finanziaria dell'azienda, un'azienda potesse accedere a più di un bando. Quindi in pratica le aziende possono fare più di un bando anche se il precedente non è stato estinto. Abbassamento della soglia minima da 100.000 a 30.000 per gli ordini e l'aumento fino a 750.000, ma questo per le medie imprese. Ecco, io penso di aver detto tutto quello che è la caratteristica. Se volete, se non le avete viste, possiamo dare un'occhiata alle banche convenzionate, vado a prenderle, le banche convenzionate che possono essere sul territorio di Cremona, il gruppo UBI, Popolare di Milano, Popolare di Sondrio, Banco Popolare, la BCC del Cremonese, non so, non la vedo, BCC di Treviglio, Caravaggio, no, Cassa Rurale di Treviglio. C'è. Perché ho visto l'elenco ieri, però non l'avevo guardato perché non l'avevo mandato su mail. E poi, sì, qui ci sono un po'... Banca Cremonese c'è, sì, Banca Cremonese c'è. Sì, c'è l'Intesa, MPS, non so se c'è ancora, si annovera ancora tra questi, Unicredit. E Veneto Banca, però insomma le principali anche a livello nazionale ci sono. Ecco, per cui spesso noi quando proponiamo questo tipo di strumento, dall'altra parte il modus operandi è un, diciamo che l'abbiamo studiato appositamente ad hoc per il bando, nel senso che un tempo si istruiva il bando indipendentemente dall'aver parlato, dialogato con la banca di riferimento. Post 2008, col mondo del credito che è cambiato, si è rivoluzionato, ci è capitato proprio a gennaio 2012, quando è partito il bando, ci è capitato che comunque noi mandassimo via l'istruttoria e che poi la banca decidesse di non sostenere l'istruttoria. E quindi non è che il cliente perdesse l'opportunità, il cliente non perdeva l'opportunità perché bastava reinserire la pratica da capo e cambiando la banca. Però per il cliente è una dispersione di tempo, perché pensate che io per esempio ho lavorato ancora per un cliente che mi ha detto: guarda, oggi ho l'ordine, perché ormai i tempi degli ordini si sono accorciati, oggi ho l'ordine ma lo devo consegnare la settimana, lunedì devo consegnarlo, riesci a inserirmi l'istruttoria e protocollarla? Allora, quindi si lavora un giorno e mezzo o due a seconda di quello che è la numerosità degli ordini, che in quel caso c'erano 80 ordini. Abbiamo inserito il bando, l'abbiamo protocollato e il giorno dopo lui ha consegnato, quindi non è vincolante, è importante che la domanda sia protocollata.
Nel caso in cui la banca di questo cliente non mi avesse sostenuto, perché prima avevo parlato con lei, succedeva che il cliente perdeva l'opportunità, dovevo aspettare degli altri ordini, perché una volta che l'ordine è consegnato non è più finanziabile, l'ordine deve essere in evaso, per cui nel momento del protocollo. Per cui il fatto di perdere ulteriormente tempo, è chiaro che la mia disponibilità è quella di reinserire la pratica da capo, ma il cliente perde tempo se la banca dopo che riceve... Nel caso degli ordini, scusa. Nel caso degli ordini, ma anche, cioè, nel caso anche dei 45.000 che sono senza ordini, comunque per il cliente è una perdita di tempo, perché se mi arriva la pratica alla banca e la banca mi dice di no, minimo sono passati 20 giorni. Ah, certo. E quindi il cliente ha perso questi 20 giorni. Allora noi facciamo esattamente il contrario. Prima andiamo dalla banca, gli prospettiamo l'operazione, la banca non è vincolata, però se uno è no, me lo dice subito che certo. No. Cioè, come mi è capitato, io per un cliente ho dovuto sentire tre banche, erano tre BCC, tra l'altro nella fattispecie, una non mi ha risposto, una mi ha detto di no e l'altra mi ha detto di sì. Per cui io poi dopo, è chiaro che se poi in un secondo momento succede che il cliente per qualche motivo strano non ha più il merito di un mese prima perché è successo qualcosa di straordinario, magari mi diranno di no lo stesso, però comincio ad escludere quelle banche che sicuramente mi dicono di no, perché magari mi dicono no. Noi non crediamo in questo strumento, piuttosto che noi decidiamo su quel cliente lì di non esporci ulteriormente, oppure, per esempio, nel passato la banca decideva di non fare il medio termine, che non era un problema del cliente, era un problema della banca che non faceva il medio termine. Quindi la banca decideva di non fare questo tipo di forma tecnica e magari ti proponeva dei fidi a breve. Perché per loro era più facile concedere, al di là del fatto che per il cliente era un altro problema, però la banca che ha problematiche o interne o esterne nei confronti del cliente me lo manifesta subito quando io gli propongo l'operazione e quindi io risparmio tempo. Poi sarà il cliente a dire no, provo un'altra banca oppure no, non faccio l'operazione oppure tento lo stesso piuttosto mi faccio dire di no. Però è giusto avere una consapevolezza prima di istruire la pratica in regione, perché se la banca dice subito di no, si ha la chance di puntare su un'altra banca, certo, e risparmiare tempo. Per non perdere tempo e anche risorse, perché è evidente che comunque mettere in campo tempo e consulenza per una cosa che si sa già che va a finire negativamente, l'imprenditore si trova a fare delle scelte prima. Certo. Io dovrei aver detto tutto, Maurizio. No, io direi anche dei casi personali, siamo qua in pochi questa sera, quindi approfondirei anche la tematica, ad esempio, comunicazione, quindi anche mi sembra che ci sia il codice della comunicazione. Sì, dipende dal codice articolo singolo, sì, però comunque sono compresi nei codici dei servizi, delle aziende di servizio, quindi sì, assolutamente. Una cosa che preciso, io solution è un'azienda di consulenza, ma prima di fare qualsiasi contratto, di chiedere qualsiasi firma sull'incarico, ad un cliente viene chiesto di mandare la visura camerale per la verifica del codice ateco, perché è inutile che io chieda a una persona di darmi l'incarico per fare un'istruttoria e poi scopro in una fase successiva che il cliente non ha la caratteristica, non ha il codice che può accedere a questo strumento. E facciamo il check-up gratuito sia sul format dell'ordine, nel caso degli ordini, che un cliente può avere se ha tutte le caratteristiche, perché molto spesso capita che ci siano degli ordini più adatti alla produzione che adatti alla formalizzazione contrattualistica. Quindi facciamo il check-up sugli ordini, facciamo il check-up sulla camerale. E da lì, se una persona, se un'azienda ha diritto ad accedere a questo bando, che sia una ditta individuale, che sia una società, quindi ci stanno tutte le forme giuridiche di impresa, lo verifichiamo e da lì allora si decide che tipo di importo fare, perché è chiaro che si andrà ad individuare un'esigenza finanziaria. Ecco. Però è importante perché una persona, per sapere se può accedere ad uno strumento, non è che deve pagare, ce lo chiede, verifichiamo e da lì poi parte la collaborazione. La verifica ci interessava per il mio cliente, per conto di mio cliente che è opera del turistico, che è la Montecatini Schiare. Montecatini Schiare? Ah sì. Impianti sciistici rientrano in questo bando? Devo capire qual è il codice ateco, cioè non le rispondo né sì né no, devo vedere che tipo di identificazione di codice attività primaria ha questo suo cliente nella visura camerale. A volte mi è capitato che
un cliente avesse, come nel caso delle strutture ricettive, a me è capitato che un cliente avesse come codice Ateco attività primaria bar e come codice Ateco secondaria albergo. Ho dovuto farlo invertire dal commercialista, ma ci vogliono 10 giorni, una variazione telematica che si fa, perché il codice di attività primaria deve essere quello dell'albergo. A lui non cambiava niente, perché lui all'interno del suo albergo aveva il bar. Sì, sì, sì. E quindi non era che cambiasse mondo, per quello che le dico. Perché quindi è sul codice Ateco dell'attività primaria, non Il codice Ateco dell'attività primaria, esattamente. Devo fare il check-up su quello. Una volta verificato questo, sì, posso dire se accede oppure no. Il settore turistico mi sembra sia 55, 53, guarda, controllo, scusate. Poi per quanto riguarda invece il commercio d'ingrosso, caratteristiche sono uguali, un giocattolo di fondo, le caratteristiche dell'accesso sono uguali, 45.000 euro rimborsabili minimi, 30, 24, 36 mesi con rate semestrali ad aprile e da ottobre, molto semplice come formula, quindi da 0 a 45.000 euro, devo fare una taglia che vale di 4 mio fatturato, quindi l'importante è questo aspetto qui. Tassi che noi abbiamo neanche sfiorato questo aspetto qua. La tabella del bando, Giussi, i tassi. La tabella del bando c'è proprio qua davanti. Bene, spread. Allora, la tabellina viene sintetizzata in 5 classi di rischio, dall'1 al 5, dove l'1 è la più virtuosa e il 5 è quella meno. E il margine, quindi lo spread applicato alla classe migliore è un 3,25. Quella della peggiore è un 6 di spread, ai quali dovete aggiungere l'Euribor a 6 mesi, che oggi penso che sia lo 0,25. Nell'ipotesi peggiore, che è quella che interessa di più, che venisse fuori un tasso finito del 6,25, togliete l'1,25 in conto interessi, a voi l'operazione in termini di oneri finanziari verrebbe a costare un 5%. Poi dopo con il piano di ammortamento si viene a quantificare a seconda delle cose. Mentre invece nella classe migliore 3,25 più lo 0,25 di Euribor andiamo a 3,50, meno l'1,25 andiamo a un 2,25 di oneri finanziari sull'operazione. Vale la pena di dire, vi ho introdotto prima un'altra sfaccettatura, che è quella del consorzio di garanzia Fidi. Molto spesso all'interno di un'operazione che è definita tecnicamente per liquidità, come in questo caso dei 45.000, può darsi che la banca, soprattutto laddove ci sono realtà di microimpresa, possa chiedere la copertura di una garanzia Cofidi, di una garanzia consortile. Ed è in questo caso, come ne accennavo prima, in questo caso che sono necessari 10 giorni più, perché c'è un ulteriore step di delibera, quindi c'è la delibera di Finlombarda, la delibera della banca, la delibera del Cofidi, o meglio in ordine sarebbero delibera Cofidi, delibera banca e delibera Finlombarda, e questo può allungare di 10 giorni i tempi tecnici di istruttoria. L'altra cosa che volevo sottolineare è che mentre è possibile chiedere delle garanzie consortili o eventualmente delle garanzie fideiussorie, che normalmente si chiede già nella quotidianità, la cosa che non può fare la banca è chiedere della garanzia reale, quindi che sia pegno o che sia in ipoteche, per questo bando non è possibile abbinare questo tipo di garanzie, quindi questo è importante. Neanche le spese istruttorie. In ambito di garanzie possono al limite chiedere o la consortile o la fideiussione, quindi è importante anche per una questione di autonomia e di appesantimento dell'operazione. Sto continuando. Quindi fino a 45.000 euro, quindi stiamo parlando di poter portare a casa questi soldi. Se abbiamo un parere retentivo della banca che ci dice sì, per cui mi serve il nome del funzionario, mi serve anche la sua mail, eccetera, noi diamo gli stessi documenti alla banca, che daremo via telematica, andiamo alla banca, diamo lo stesso fascicolo alla banca. I tempi sono esattamente 60 giorni da quando vi diamo il numero di protocollo. Funziona come un orologio svizzero questo modo qui, non sbaglia in una virgola. Nel rischio impresa, se ci fosse il consorzio di garanzia, perché l'ha chiesto, perché c'era giunto in impresa,
la banca rischia il 10%, perché 60 li tiri fuori, 40 arrivano fino in barra, 50% di garanzia su tutta l'operazione, il rischio della banca è il 10%, quindi stiamo parlando proprio di un rischio di vita. Certo. Quindi, ma i costi di questa operazione, nel senso, parliamo sempre dei 45.000 euro, no? Ci sono. Perché naturalmente voi siete un, certo, certo, una, certo, una ditta di consulenti, che certo, naturalmente avrete un margine. Cioè, no, abbiamo, costo... abbiamo stabilito questa opportunità. Chi è iscritto alla Ponte Esercenti, che è il socio Ponte Esercenti, facciamo 500 euro di spese di pratica, di pratica, e 1,5 quando viene erogato il debutto. Se non sei iscritto alla Confesercenti, facciamo 800 sui 45.000, 800 euro di spese in un momento. Quindi chi è iscritto paga 500 euro e ha un margine di 300 euro di sconto. Sono pochi, sono tanti. Abbiamo deciso questo per la direzione di Brescia ed è questo. Altrimenti sono 800 euro. Sono 800 euro di spese. In pratica più il video perché c'è la scala. Non tirate fuori niente finché non avete visto. Diciamo sì, tu puoi accedere, c'è la banca, sì, bene, firma il contratto e procediamo. Siamo più sereni noi, facciamo la figura col cliente, facciamo la figura col partner che in volta andiamo a collegarci con questi agenti. Quindi costi contenuti, non avete costi della banca, perché non ci sono spese istruttorie. Quindi la banca non vi può chiedere, ci sono solo i costi nostri di consulenza e questa cosa qui, ma il tempo è abbastanza veloce. L'1,5 che vi chiediamo, lo chiediamo quando viene fatto la regola, punto viene liberata la banca. Esatto, quindi non ci saranno le spese di incassolata. Quelle sono della banca, no, neanche quello, neanche quello, perché copre questa cosa qui, quindi è puro dal punto di vista del rimborso del vostro, c'è il tasso. Noi lo sappiamo, lo sforzo che vi chiediamo, vi chiede la banca, che rating avete, in base al rating diciamo il tasso, così uno sa già. Noi calcoliamo la rata al momento, certo, per rating lì, tra 60 giorni certo il rating potrebbe cambiare, fino al giorno prima, fino al giorno stesso, però se l'azienda va bene o male non cambia. Allora, per quanto riguarda le aziende del settore turistico, c'è il codice I55 che corrisponde all'alloggio. Quindi l'alloggio ne ha una serie, andiamo da... la 5 stelle, la camera, tutto quel settore lì. Il 55 ne comprende una bella fetta. Il commercio di grosso mi sembra sia 46, se non vado errato. Sì. 46. G46. Quindi il commercio di grosso ha la stessa modalità di accesso, stessi parametri, 45.000 euro in 60 giorni. L'elenco delle banche ve lo rimandiamo. L'elenco i documenti necessari per i 45.000, dare un piccolo spolverato come serve per il dossier informativo. Vado a leggermi, scusate perché... C'è il dossier informativo che vi mandiamo, c'è una piccola presentazione dell'attività, sì, cosa fa, c'è una piccola descrizione che deve essere fatta. Gli ultimi due bilanci depositati completi di nota integrativa, ovviamente la misura. Questi sono i documenti, invece. Sì, sto visto proprio leggendo. Il dossier informativo. Qualora dovessimo iniziare un'istruttoria, vi fornirò un file in formato PDF con 15 o 16 pagine, dove sintetica all'inizio la prima pagina vi riassume i documenti che sono necessari proprio fisicamente e poi dopo alcuni spunti. Molto spesso però questo documento io lo mando via mail giusto per anticiparlo al cliente, ma se ci vediamo in un primo incontro insieme nel parlare, nel dialogo, intanto che io vi faccio le domande lo compilo anche da sola, cioè non voglio assolutamente aggravarvi che già avete altre cose da fare, cioè nel senso sono molto più sintetica io nell'andare a individuare quali sono le informazioni che sono necessarie. Allora, gli ultimi due bilanci, se stiamo parlando di società, quindi depositati, completi di nota integrativa e tutti gli allegati. Se stiamo parlando di società di persone piuttosto che di ditta individuale, sono necessarie le ultime due dichiarazioni dei redditi, ovviamente. Poi l'avviso alla camerale, documento di identità del legale rappresentante e del titolare effettivo, un andamentale, quindi quello che potrebbe essere un provvisorio per capire qual è in pratica il conto economico dell'azienda prima della chiusura del bilancio, se ci sono gli ordini accettati. Se ci sono gli ordini accettati, altrimenti finita qua, è proprio come esattamente un istruttore del credito. Rapporto con il commercialista?
Il rapporto, stavo arrivando qui, allora all'interno del fascicoletto, tra le altre informazioni che vi ho detto, la cosa che vi chiederò è chiedere che tipo di affidamenti o di impegni finanziari avete già sul sistema, che siano fidi, che siano precedenti mutui o che siano leasing. E poi alla fine, quando io finisco di inserire la domanda e vado alla, diciamo, al momento della protocollazione, ci sono altri tre documenti, che però questi documenti insieme al provvisorio vanno firmati con la firma digitale, quindi io solitamente ho il rapporto o con il titolare se ha la firma, se ha la smart card, o con il commercialista di turno di riferimento, perché ce l'ha lui, e quindi ci scambiamo un paio di mail in cui lui mi restituisce il documento firmato digitalmente. Io procedo con l'inserimento in procedura, pago io, il consulente paga i bolli per l'istruttorio, perché comunque ci sono alcune spese di registro, diciamo, per la protocollazione, e la domanda è protocollata. Io al termine dell'istruttorio ho proprio una stringa di numeri che sono il protocollo, che normalmente io rigiro al cliente, poi lo stesso fascicolo lo inoltro in anticipo alla banca per cercare di abbreviare i tempi sempre. Cerco di anticipare un po' i tempi di Finlombarda e invio già alla banca lo stesso fascicolo che dopo 15 giorni riceverebbe da Finlombarda. Io semplifico semplicemente e anticipo i tempi. Lo riceverà due volte, ma meglio due volte che neanche una, o piuttosto che un ritardo, ecco. Però, sì, pensate che poi funzionerà dall'altra parte lo vede. Sì, però solitamente, ecco, da questo punto di vista, se il cliente preferisce, io ho clienti di tutti i generi, quelli che vogliono delegare, quelli che non vogliono delegare, quelli che vogliono essere affiancati, quelli che invece sono arrabbiati con le banche, quindi evitano di parlarci, ne ho di tutto un po'. Quindi, ce n'è di vario genere. Ce n'è di vario genere. Okay. Se il cliente vuole, tengo io la relazione, quindi io chiamo il referente della banca e chiedo se ha visto, se a che punto sta l'istruttoria, se ha mandato avanti l'istruttoria, eccetera. Ci sono altri clienti che preferiscono andare in prima persona perché magari il rapporto lo tengo, perché magari hanno anche la posizione personale presso lo stesso istituto, quindi non vogliono che ci sia troppa interferenza da parte mia, ma per una questione di privacy. Quindi a me sta bene tutto, se mi viene chiesto io posso sempre dare il mio contributo di gestione della relazione, ci mancherebbe. Quindi la documentazione è molto semplice, un dossier informativo normale. Molto semplice, come si fa un istruttore di fido in banca, uguale. Quindi non prevede grave da parte vostra. Il lavoro lo facciamo noi, se no che cosa ci... Certo. Lo facciamo noi dal punto di vista fisico, lo facciamo tutto noi. Poi noi per l'istruttoria, strada facendo, teniamo sempre d'occhio in che stato è l'istruttoria. Io purtroppo, nonostante sia l'istruttore, quindi il consulente accreditato tramite regione, io vedo l'inizio del protocollo e vedo la delibera finale. Però cosa faccio durante? Io tengo sempre monitorato le mie pratiche man mano che vengono deliberate. Il mezzo io non lo vedo, cioè quando succede che la banca delibera, io non lo so. O è il cliente che, tenendo i rapporti, viene informato dalla sua banca, guarda che abbiamo deliberato, e allora io poi vado a telefonare in Finlombarda dicendo avete ricevuto la delibera, oppure sono io che chiamo la banca e chiedere di essere informata quando assume la delibera, perché io vedo solo quando Finlombarda delibera, ma quando Finlombarda delibera dopo 5 giorni c'è l'erogazione, dopo 10 giorni c'è l'erogazione, non mi vedo sembra, dica, mi sembra un po' alto il tasso di interesse. Guardi, il tasso di interesse, se lei ha un rating 1, paga il 2,25. Stiamo parlando di un mutuo a 3 anni, 2,25 oggi come oggi, su denaro a medio termine, cioè rimborsato in 3 anni, è un buon tasso. Tenga presente che io le ho detto il minimo e il massimo. Se lei pensa che una casa adesso, mutuo casa, stiamo parlando qui per acquistare una casa, che ti danno al massimo 60-70%, stiamo parlando, dove c'è un'ipoteca, dove c'è un importo, eccetera, stiamo parlando dell'1,99-2%. Ma anche l'1,70%, però stiamo parlando di un'ipoteca. Ipoteca. Qui stiamo parlando di un mutuo senza ipoteca, a 3 anni, con rate semestrali, se lei è una buona azienda paga il 2,25. Se fosse anche un'azienda con un rating 5, che ha avuto un po' di tensione finanziaria, eccetera, pagare 4,80 mi creda. Mi permette di fare una domanda, se lei ha un affidamento di cassa, quanto paga sull'affidamento di cassa? Non lo sa, fa tutto lui. Quanto pa-
mi se posso fare non abbiamo finalmente di cassa perché non ma guarda, tenga conto che un figlio di cassa minimamente va intorno, per essere proprio bravi bravi bravi, la banca aggressiva commercialmente parlando fa un 6 fino al caso eclatante che non faccio il nome, però del 14-15%. No, il 14% non ho ancora, sono a filo. Sono a filo. Sì, c'è la legge proprio. 14%. Stiamo parlando di una linea di un 6%. Sì, era più 8. Come? È mica un più 8 rispetto a, al tasso di interesse della, della BCE, no? No, ci sono proprio le tabelle delle trimestrali che sono anche pubbliche su internet. Se lei va a vedere, lei clicca tabelle tassi usura che vengono rinnovate trimestralmente per ogni forma tecnica. Quindi lei avrà una tassa usura o soglia tassa usura per il fido di conto che è diverso dal credito al consumo, che è diverso dal saldo confine, che è diverso dal mercato di credito a rate ali, se sfioriamo il tasso di rimborso anche del 20-22%. Quindi è dato un parametro di ma tornando al nostro gruppo di 45.000 euro, quindi andiamo dal 2 al 5 per 480, quindi vuol dire che cioè solitamente un'azienda che ha rating peggiore che è 5, per tornare al nostro esempio del fido di cassa, non pagherà un fido di cassa al 6%, ma presumibilmente pagherà il 9. Se sono se stare sotto il 10 è già un successo sul fido di cassa. Tenga conto, no, ma tenga conto che stiamo sempre parlando di un mutuo liquidità, perché comunque è un mutuo che va a sostenere tutto ciò che è un investimento per l'azienda, ma che è al di fuori dell'investimento durevole. Cioè lei non mi va a comprare un macchinario, non mi va a fare delle opere murarie, per cui allora sceglierebbe un altro tipo di forma tecnica. La forma tecnica è la tipologia di finanziamento a cui lei accede per sostenere la sua iniziativa. Quindi se lei deve ampliare un hotel non farà un fido di cassa, farà un finanziamento che sia ipotecario, ma che sia anche minimamente chirografario, ma minimo sarà un finanziamento di 5 anni, perché non può andare sul breve termine, deve avere una durata più lunga, perché il senso è che lei sta prendendo una decisione aziendale del medio termine, non dell'immediato. I 45.000 euro che servono per le minuti interventi all'interno di un'azienda, soprattutto nell'ambito turistico, è pura liquidità, cioè nel senso la regione ha detto vi voglio dare un aiuto, è liquidità, e lei sa che, o comunque glielo preciso io, che la finalità del finanziamento fa la differenza anche in ambito di tasso. Tenga conto che la durata di 3 anni è una durata media, quindi non è i 18 mesi che viene considerato ancora breve termine dalle banche e non sono i 10 anni, sono 36 mesi con rata semestrale, quindi non ritengo che siano tassi cari, assolutamente. Le dirò di più, spesso le banche mi dicono no, non faccio questa cosa perché per me rappresenta bassa marginalità e piuttosto propongo al cliente, con l'illusione di essere più snelli e più veloci, propongono al cliente un affidamento anche più alto, magari di 20 o 30 mila euro, ma con un tasso ben più alto, perché veramente le difficoltà che avevo incontrato, soprattutto su importi più grossi per le aziende di produzione, è che le banche non hanno marginalità, come se dovessero fare qualcos'altro, ecco, un altro tipo di strumento finanziario in questo senso, ecco. Poi sicuramente poi ci saranno le eccezioni, perché come ho un cliente che paga il portafoglio delle RIBA lo 0,80 finito, vuol dire che il cliente, ci sono le eccezioni, perché ci sono aziende che sono particolarmente virtuose e che hanno delle caratteristiche specifiche, vabbè, ma allora lì sarà effettivamente la scelta di non accedere a questo strumento. Cioè io per prima lo sconsiglio, perché solitamente si fa un'operazione del genere o per fare cose che non si farebbero o per abbassare gli oneri finanziari se si usano i fidi di cassa. Ecco, queste sono comunque le rischi di scrivere. Certo, infatti abbiamo voluto sapere questo. Quindi l'opportunità c'è, i tempi ci sono, l'erogazione in 60 giorni, tempo del fascicolo a nostre mani, l'inserimento, vediamo il codice di fine lombarda di protocollo, da lì mancano i 60 giorni. La vostra banca è avvisata, loro si scambiano le mail, si scambiano le cose, andate presso la vostra banca a firmare. I due atti di mutuo che viene fuso sono due contemporanei firmati presso la vostra banca e il giorno stesso, il giorno dopo, avete i soldi disponibili sul,
sul conto corrente. Se viene erogato, facendo l'esempio, abbiamo i primi giorni di novembre, le prime settimane di novembre, i documenti, andate a firmare che ci sono un natalizio, eccetera. Questa volta andiamo alla prima settimana di gennaio. Ricordiamoci che purtroppo siamo in Italia, dal 19 dicembre al 10 gennaio quest'anno. C'è un'altra particolarità che non c'è. Piccola, ma mi viene in mente intanto che se ne parla sempre, c'è poi dopo anche il periodo che è un periodo promiscuo, che è di preammortamento, perché Finlombarda ha stabilito convenzionalmente che tutti coloro che accedono a questo tipo di strumento avranno la rata al 30 di aprile e al 30 di ottobre. Cosa succede? Che se a me erogano il finanziamento al 15 di novembre, non mi partirà l'ammortamento subito. Dal 15 di novembre al 30 di aprile io pagherò il preammortamento. La prima rata ordinaria di ammortamento ordinario partirà dal 30 di aprile e la pagherò al 30 di ottobre dell'anno successivo. E così se fosse giugno il periodo, cioè a seconda dell'erogazione, perché per operativamente la regione, per tenere monitorato l'andamento, la regolarità dell'andamento di questo tipo di finanziamenti, di operazioni fatte con le aziende, ha stabilito che tutti quanti pagheranno una rata all'aprile e tutti e gli altri e successivamente. Esatto, come il preammortamento ce lo paga su tutto quello che è l'importo erogato. Sì, sì, ma è chiaro, sì. E poi invece la prima rata parte da aprile. La prima rata da ottobre. La prima rata verrà debitata ad ottobre e sarà il periodo aprile-ottobre, okay? Okay. Il tasso è il medesimo, cioè non è un tempo si usava che il preammortamento, essendo una concessione straordinaria, aveva un tasso che era più alto dell'ammortamento ordinario, ma il tasso perciò pagherà il preammortamento su quei tre mesi, mettiamo che viene erogato a gennaio. Esattamente. Se io mi è stata preso un tasso del 3,5, pagherò il preammortamento di 3,5 su 45 euro. È solo proprio all'inizio, perché così si mette in pari con quello che è l'ammortamento ordinario. E questo c'è qualcuno che ha fatto anche due conti, perché ha fatto conto: se io invece di ottenere il prestito al 15 di ottobre, che pago il preammortamento dal 15 di ottobre al 30, lo ottengo al 15 di novembre, guadagno 6 mesi di tempo e pago solo il preammortamento. Qualcuno ha fatto due calcoli su questa cosa qua, perché fa la differenza, insomma. Perché uno si chiede a gennaio, e praticamente gennaio, febbraio, marzo, aprile parte la prima rata, in teoria dovrebbe essere vicino e il preammortamento deve essere Esatto, esatto, però è una facilitazione avere un periodo di soli interessi e partire praticamente con un ritardo a pagare l'ammortamento ordinario. Si paga più interessi, no, no, chiaro, si paga per un periodo, si pagano solo gli interessi, certo. E quindi ha un incidente, soprattutto sul mutuo. È un costo in più rispetto a... È un costo in più, ma è il costo del tempo concesso in più. Sì, qualcuno ci fa qualche conto, vi posso garantire che... Ci fai vedere dopo. Dopo se ci date le vostre email, i vostri riferimenti, il vostro numero di telefono, vi teniamo informato anche sulle cose successive. Poi noi vi diamo i nostri riferimenti, se avete piacere, noi siamo a disposizione del suo telefono. Per lei eventualmente ci manda senza impegno la camera del suo cliente e così vediamo. Sì, le faccio la verifica, le dico subito se il codice ATECO è ammissibile, poi dopo ovviamente deciderà. Sì, certo, poi alloggio in 55 sono sicuro. Certo. Commercianti sono sicuro, questa qualsiasi dubbio che dopo questa presentazione le cose, chiamateci, sì, non c'è nessun problema, non vediamo altre cose. Bene. Ci sono altre domande, c'è altre cose? Io ho una curiosità, non c'entro particolarmente che c'è questo tipo di banco, ma con l'accesso al credito sì. Seguite anche le pratiche di accesso ai fondi interprofessionali come studio? Come studio in fondi interprofessionali? Sì, abbiamo uno studio che lo faccio, nel senso. Abbiamo un paio. Noi ci occupiamo direttamente, ma nella nostra organizzazione c'è un altro studio che fa l'accesso ai fondi interprofessionali. Quindi qualora avesse necessità comunque possiamo fissare un incontro informativo. Ringraziamo. Grazie a tutti di essere venuti, di averci dato la vostra attenzione e il vostro tempo.